Innanzitutto volevo ringraziare tutti, l'organizzazione e a tutti coloro che hanno partecipato a questa gara e niente, siamo rimasti contenti di avervi ospitato, spero che l'accoglienza sia stata di vostro gradimento e niente, mai ora sempre vi ringrazio, noi ci teniamo molto al nostro piccolo borgo, quindi cerchiamo sempre comunque di promuovere attraverso anche lo sport le nostre peculiarità, quindi di tutto quello che riguarda la promozione del nostro territorio, del nostro, dico, bellissimo territorio, come penso avete potuto ammirare. Grazie. Bene, facciamo un applauso alla dottoressa, mentre vediamo Leonardo che sta posizionando un'asta per la cassa che abbiamo messo a terra temporaneamente. E dottoressa, c'è una targa? Ecco, allora, mi sa che c'è uno scambio, ecco, perfetto, allora, parte. La targa per la collaborazione avuta per questa bella manifestazione e grazie per l'accoglienza avuta dal comune di Larino Borgo e anche degli altri comuni ovviamente che faremo recapitare. Grazie. Invece dare il biglietto del nostro comune all'associazione come ringraziamento per aver svolto questa manifestazione proprio con la partenza presso il nostro comune Larino Borgo. Grazie. Grazie a lei e mi sa che ci rivedremo l'anno prossimo. Bene? Facciamo un applauso al sindaco di Larino Borgo, grazie. Bene. Classifiche pronte. Partiamo dalla classifica della prova speciale di ieri sera. Prova speciale, prova spettacolo, come si può definire Massimo? Allora, era una prova spettacolo diversa rispetto a tutte quante le altre, quelle che si fanno durante il campionato italiano a regolarità. Ce la siamo inventata noi, un regolamento apprezzato da voi piloti, e soprattutto è stato bello vedervi sfidare sul parallelo, sul percorso parallelo, quindi complimenti per l'effettuazione della prova in totale sicurezza. Grazie, passiamo alla premiazione della entry stage che abbiamo denominato ieri sera partendo dalla quindi terzo classificato Gino Pezzardi e Angelo Cassano. Prego da questa parte. A favore di telecamera e di fotografo. Aspettate qua perché chiamiamo gli altri due per la foto finale. Secondo classificato, Preziosi Mariangela e Giuseppe Maccario. Bene, vincitore della prova di ieri sera, Giuseppe Zicari, navigato da Di Diego Giulio. No. E chi mi ha messo il numero uno qua? Vabbè, il bello della diretta. Chi ha vinto? Allora, ieri ha vinto nell'ultima sfida, quindi nella finale, Vincenzo Morsa e Vincenzo De Santis Monica Fara. Avvicinatevi qua per questa parte qua per la foto di rito. Grazie mille. Thank you.
Passiamo alla premiazione del raggruppamento. Raggruppamento numero 5, dobbiamo chiamare il primo classificato. Terzo classificato, Saverio Ferrara con Giovanni Bernardini sul Volkswagen Cancellino. Non c'è? Secondo classificato, sotto il GT 1009, Angelo Cassano e Gino Bozzardi. Signor Giovanni, l'abbiamo chiamata, venga a ritirare anche lei la coppa. Sì, sì. Terzo classificato del quinto raggruppamento. Bene, nel momento, in attesa che arrivi il signor Giovanni, primo classificato su Fiat 500L con la Ulti Mario, navigato da Miriam Colautti, un applauso. Signor Colautti, non è una gara di regolarità, questa è di velocità. Favore di telecamera. Bene, grazie. Passiamo al quinto raggruppamento. Terzo classificato. Sesto raggruppamento. Terzo classificato su Opel Manta, Oscar Bloise e Francesco Sola. Secondo classificato su Innocenti Mini, Flavio Renna, navigato da Paolo Balsamo. Vince il sesto raggruppamento su A112, Ippolito Leonardo, navigato da Giuseppe Ippolito. Oscar. Aspetta, mi sono messo. A favore di telecamera. Guardate il fotografo. Fotografo di Sport e Foto. Settimo raggruppamento. Sulla 112 Abarth. Massimo, scusami. Settimo raggruppamento su Alfa Sud, chiamiamo di Giacinto Chidichino. Sì,
No, no, non c'entro niente, secondo primo provato. Buono raggruppamento, terzo classificato Francesco Mulotta e Paolino Messina, Suizio 10.000. Secondo classificato Vincenzo Morse, navigato da Vincenzo De Santis, su Austin Robert Vini. Vince su Alfa 33 Franco Vigilante, navigato da Raffaele Sola. Passiamo alla classifica con coefficienti. Con coefficienti vince sulla 112 Leonardo Ippolito, navigato da Giuseppe Ippolito. Sempre a favore di telecamera. Grazie mille. Passiamo di alto governo. Terzo classificato. Equipaggio numero 31, Pellegrino Preziosi, navigato da Michele Luciano. Secondo classificato, numero 33, Salvatore Andriello, navigato da Alessandro Viola. Equipaggio numero 31, Dario Di Castri, con il direttore Rocco Galasso. Ottaviano Berto, dove si trova? Dove è Ottaviano? Ottaviano, vieni qua, vieni qua. Abbiamo qualcosa di particolare, come il pilota che è più sfortunato di questa gara. Allora, aveva problemi, io vi devo raccontare tutta la storia, aveva problemi prima della gara, ha avuto l'influenza, anche il cronometrista di gara è il numero 15, esattamente. L'unico problema della nostra gara è stato quello. Ma la costanza, lui fa velocità, quindi è venuta questa gara per partecipare, non ha vinto, ma noi l'abbiamo premiato lo stesso come pilota più sfortunato della manifestazione. Grazie. Comunque ha detto che pubblicherà tutte le foto, il corso sarà intitolato La mia coppa delle tempi. Passiamo alla classifica delle scuderie. Vince con l'equipaggio Peraldi, Porto e Saggineto di Diego e Zicari la scuderia Spark. È ovvio che era ritirare il presidente. Con la delegazione, bene, con piloti ci siete della SPAC, venite tutti, venite. Allora, fate parte tutti della scuderia SPAC. Gli equipaggi che abbiamo chiamato sono i primi tre migliori della vostra scuderia che hanno concorso
la vittoria della scuderia. No, voi fate tutti parte della scuderia Spagna. Guardate il Donato che vi fa la foto. Bene, dopo queste previsioni andiamo sulla classifica assoluta. Quinto classificato sull'Alfa 33 con il numero 19, Franco Vigilante, navigato da Raffaele. E con voi che chiamerò con i navigatori, vi prego di farvi la foto di gruppo e poi fermarvi qua. A favore di telecamera. Grazie. Su Orta Rivalta, quarto classificato, con il numero 8 Francesco Sola, navigato da Oscar Croise. Su Agenda 12 LX, numero 18, Rosario Santa Lucia, che mi chiede la Margherita Santa Lucia. Iniziamo ad arrivare sulla zona morta, sui 200 mini, equipaggio numero 5, Flavio Renna, navigato da Paolo Balsamo. Bene, siamo il vincitore assoluto su A 112 del 1975, equipaggio numero 11, Leonardo Ippolito, navigato da Giuseppe Ippolito. Prego, signor sindaco, e premia il sindaco del comune Danilo Rondo. Prego. Signori, questi sono i primi 5 della 21esima Coppa delle Veli. Signor sindaco, al massimo, mettete insieme ai vincitori della foto, ricordo. Mi inserisco anche io. Grazie e un arrivederci alla 21esima Coppa.